Benvenuti sul canale, qui è Kratos25. Allora ragazzi, oggi sono qui con una nuova recensione a tema DC Comics della Warner Bros. E sto per parlare ovviamente di un film del 2020 per la regia di Cathy Yan ed è ovviamente Birds of Prey, l'ottavo film del DC Extended Universe. Allora ragazzi, da dove posso partire riguardo questo film? In questi mesi non ne ho parlato quasi per niente, perché sinceramente non è che fosse un film che mi interessava più di tanto. Insomma, i cinecomics sono forse il mio genere preferito di film, eppure questo film non mi ha acchiappato più di tanto. Sarà perché avevo delle reminiscenze riguardanti Suicide Squad che trovo tutt'oggi non brutto ma di più, e quindi non ero molto sicuro se il film mi sarebbe piaciuto o meno. Quindi, come ho anche scritto nel post sulla community di YouTube di qualche giorno fa, quando sono andato al day one a vedere il film, niente popcorn e aspettative al minimo. Non sia mai che può venire fuori qualcosa di carino. Dopo Justice League, ovviamente, come ben risaputo, la DC ha cambiato completamente strategia, mandando direttamente a quel paese il DC Extended Universe iniziato da Zack Snyder, e infatti hanno deciso di concentrarsi su film standalone, autonomi, pur mantenendo gli attori dell'universo condiviso. Insomma, è un po' complicato. Questo film è sì legato magari a Aquaman e Shazam, ma ci sono zero riferimenti. C'è qualche riferimento ogni tanto ai film precedenti, tipo la Suicide Squad, ma più di questo non troveremo grandi collegamenti nel film. E quindi c'è da considerare ogni film, Aquaman, Shazam e Birds of Prey, come un franchise autonomo, tutto proprio. L'idea non mi dispiace sinceramente, perché abbiamo visto che con l'universo condiviso non sanno proprio farcela quelli della DC. Difatti, il mio pensiero personale, come ho detto nella recensione di Joker, dovrebbero smetterla di fare l'universo condiviso e incentrarsi su prodotti tipo Joker, ovvero film autoriali in stile Christopher Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro, perché è quello che sanno fare bene, creare dei capolavori bellissimi con i personaggi DC. Invece però continuano a fare l'universo condiviso della DC a modo loro, che va bene, se non è bello, quantomeno intrattiene ultimamente. Cioè, gli ultimi tre film, Aquaman mi è piaciuto, lo ammetto, Shazam un po' meno, l'ho trovato un po' dimenticabile. Questo film invece è un po' scettico, ma invece adesso sono pronto a dare un giudizio completo dopo averlo visto. Allora, il film onestamente non è niente di che, proprio diciamocelo, però svolge pienamente la sua funzione, ovvero di intrattenere. Quando sono andato in sala, ripeto, non mi aspettavo niente, mi aspettavo anzi una cazzata femminista, perché i trailer mostravano chiaramente robe femministe e io sono contro questi film, però ho detto vabbè, non sarà un film perfetto, ma quantomeno svolgerà la sua funzione, mi intratterrà, speriamo. E per fortuna sono stato accontentato. Un po' meglio di Shazam, pur mantenendo lo stesso voto, ovvero 7 gli darei a questo film. Ma sinceramente riguarderei volentieri più questo film rispetto che Shazam, sarò onesto. Ripeto, come film non è niente di che, anzi ha parecchi difetti, ma di certo è molto meglio di Suicide Squad e forse di qualsiasi altro film, tipo anche Wonder Woman, che ho visto nella vecchia gestione di Zack Snyder. Per fortuna, direi per fortuna. Quindi io non so che altro dire, se non avventuriamoci in questa recensione più nel dettaglio. Prima sinceramente di parlare dei difetti di questo film, vorrei parlare principalmente delle cose che mi sono piaciute. Harley Quinn, per esempio, sempre Margot Robbie, è stata fantastica secondo me. Come al solito, lei è Harley Quinn fatta e finita. Esteticamente la preferivo in Suicide Squad, però anche in questo film non scherza, cioè Margot Robbie è Harley Quinn fatta e finita. E mi è piaciuto davvero molto rivederla sul grande schermo, lei era forse l'unica cosa che mi era piaciuta veramente molto di Suicide Squad. E mi sono piaciute le sue interazioni con i personaggi dell'universo DC in questo film, il suo modo di fare, la sua pazzia. Peccato che riguardo lei ci sia un punto negativo, che ci tornerò dopo, parlando proprio della scaletta dei punti negativi. La fotografia del film è un qualcosa di pazzesco, insomma, mi è piaciuto come hanno impostato i colori. E tu quanto anche un... cioè, sembra un comic book, un fumetto, trasposto però in live action, con colori di fuochi d'artificio, palloncini, coriandoli multicolore. Insomma, è un intero show che è un trip visivo allucinante. E mi è piaciuto. Le coreografie dei combattimenti, li ha diretti il regista di John Wick. Difatti Cathy Yan, a quanto pare, non è stata ben giudicata nei primi test screening di Birds of Prey,
Questo film è stato un po' stroncato, soprattutto per le scene d'azione che hanno rigirato appositamente con non mi ricordo come si chiama il regista di John Wick. E infatti si vede che hanno apportato dei miglioramenti molto significativi alle coreografie di combattimento, con dei rallenti, proprio anche legato al tema della fotografia. Mi è piaciuto molto meglio di Suicide Squad, che quando combattevano non si capiva niente di quel che facevano. Logisticamente parlando, Birds of Prey non ha niente da invidiare a Suicide Squad, anzi secondo me è il contrario. E ultima cosa che mi è davvero piaciuta sinceramente è Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera, ma dopo ci torniamo quando parlerò pian piano dei personaggi. Sì, principalmente di questo film non è che mi sia piaciuto tantissimo. Nel suo insieme mi ha intrattenuto ed è molto bello quello che hanno fatto, che ho detto che mi è piaciuto. Ma per il resto il film è pieno, secondo me, di lati negativi che vanno un po' a influire sul giudizio finale. Difatti per me poteva beccarsi molto di più, ma infatti meglio che andiamo subito nella parte negativa del film. Secondo me uno dei problemi di questo film è Margot Robbie, proprio come Harley Quinn, che dà un'interpretazione meravigliosa, ripeto, lei è Harley Quinn, ma non è la mia Harley Quinn. Cioè, come in Suicide Squad, hanno completamente stravolto il rapporto tra lei e il Joker, rendendolo un rapporto genuino di amore. Insomma, Joker ci tiene davvero a lei, mentre nei fumetti non è mai stato così. Joker tratta Harley Quinn come un giocattolo. Difatti sembra, non voglio che sia uno spoiler, all'inizio del film di Birds of Prey, Harley Quinn spiega che ha rotto col Joker, guarda caso perché lui la tratta di nuovo come uno stronzo, perché ha fatto di nuovo il figo mentre il merito andava a lei, e quindi lei lo ha lasciato definitivamente sentendosi umiliata. Questo va completamente però a cozzare con quanto abbiamo visto in Suicide Squad. In Suicide Squad loro andavano d'amore d'accordo, e in più Joker ha fatto di tutto per riprenderla, per salvarla dalle grinfie di Amanda Waller e dalla Argus. In questo film sembra che invece a lui non gliene freghi niente di Harley Quinn, quindi vai di buchi di trama. Cioè, proprio va bene che il Joker non deve avere senso, è un rapporto di follia il loro. Però, dopo che in Suicide Squad mi mostri un rapporto così ferreo tra di loro, non puoi semplicemente sputarmi addosso dicendomi: ah sì, dopo i sacrifici che Joker ha fatto per salvarla in Suicide Squad, i due si sono mollati così perché ha fatto lo stronzo. Quindi rende anche Suicide Squad una gigantesca perdita di tempo, a mio parere. Vabbè, non posso chiedere a quanto pare l'eccellenza, ma quantomeno la decenza. Non c'è neanche quella però a livello narrativo. Hanno rotto i ponti con Suicide Squad pur tenendo gli stessi attori e post-eventi. Valite a capire. Poi un'altra cosa che mi viene da commentare riguardo questo film è che il titolo Birds of Prey non ha senso. O meglio, acquisisce senso a un certo punto del film. Però per me questo film, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, è un piccolo scherzo della DC, secondo il quale in realtà è un tranello. Cioè la protagonista indiscussa è Harley Quinn, le Birds of Prey, le altre protagoniste, entrano nella storia come se fossero personaggi messi lì a caso. Non c'è un vero legame tra di loro nel film, e infatti questo loro è crimino alla regia. Insomma, volevano mettere troppi dettagli nel film con troppo poco tempo per esporli tutti quanti. Difatti vi dico, Harley Quinn secondo me è l'unico personaggio davvero caratterizzato della storia, assieme a Ewan McGregor e a Victor Zsasz. Ma invece tutte quante le altre, Renee Montoya, Dina Lance, Cassandra Cain o Elena Bertinelli, Non mi sono legato a nessuna di loro, anzi forse le ho trovate anche un po' fastidiose. Ma ripeto, Harley Quinn è il personaggio principale di questa storia, le Birds of Prey non esistono. Arrivano a un certo punto della storia e fanno qualcosina insieme, ma queste non sono le Birds of Prey che conosco io. Almeno loro avevano un legame che si formava nell'azione. Qui invece sono personaggi che entrano nella storia a caso, a cazzo di cane. Ma questo purtroppo è quel che è. Altro problema, che questo non è un vero problema, posso anche passarci sopra. Il fatto che Roman Sionis, ovvero Ewan McGregor, e anche Victor Zsasz siano omosessuali e amanti. Questa era una cosa che avevo sentito da dei leak mesi fa, perché qualcuno aveva rubato la trama completa. E va bene, questo non è un elemento importante nella trama, è un tratto caratteristico del Roman Sionis di questo universo narrativo. Però già lì io avevo detto, ma perché? Cioè, io ripeto, Marvel e DC continuano a dire il prossimo film sarà diretto da una donna.
il prossimo personaggio villain sarà omosessuale. Valkyria avrà una relazione omosessuale. Harley Quinn potrebbe avere una relazione bisessuale. Secondo voi, io perché vado a vedere dei cinecomic invece che dei porno? Perché se voglio vedere relazioni di un certo tipo, vado magari su un sito porno o vado da qualche altra parte. Ma di certo non vado a vedere un cinecomic perché mi frega qualcosa delle relazioni sessuali dei personaggi o del loro orientamento sessuale. Cioè, a me non frega niente dell'orientamento sessuale dei personaggi. Ma allora perché devono continuamente buttare questi dettagli all'interno della trama? Cioè, non fraintendetemi, io non sono omofobo o altro. Ma anche le relazioni eterosessuali non mi frega di vederle in un film, qualsiasi relazione sentimentale, perché io non vado a vedere un cinecomic per vedere queste robe, o love story o altro. Io vado a vedere dei cinecomic perché voglio vedere grandi personaggi maschili, o in questo caso grandi personaggi femminili, che fanno esplodere le cose e si mettono costumi fighi. Non vado a vedere un cinecomic per sapere di che orientamento sessuale è quel personaggio. Ma invece, per tipo 4 volte in tutta la storia ci viene ribadito che Roman Sionis è iperventilato, è sempre con lo stress, e allora c'è Victor Zsasz che gli va alle spalle, che gli fa il massaggio. Non ti preoccupare, andiamo a rilassarci di là, andiamo a divertirci. Che ducoglione! Anche per tutta la storia che ci viene ribadito che Harley Quinn è in crisi esistenziale perché il Joker l'ha mollata. Va bene, questo è anche un po' importante perché mostra il suo stato mentale, ma basta a un certo punto, basta! Non so, proprio le relazioni sentimentali nei film cinecomic non mi fregano niente, perché non sono importanti ai fini della trama. Questo è, e soprattutto se mi mostri appunto che un personaggio è omosessuale o eterosessuale a caso, anche questo non ha influenza nella trama, dico ma perché? Non mi frega. Ma questo era solamente un dettaglio che, ripeto, posso passarci sopra perché è in tutti i film cinecomic che ho visto, quindi non mi scandalizzo e soprattutto non mi frega. Invece la narrativa confusionaria di questo film è un po' un problema, perché come anche saprete, se avete visto i trailer e avete letto alcuni articoli, in questo film Harley Quinn è una specie di Deadpool 2.0, un Deadpool tarocco, ovvero visto che hanno capito che Deadpool frutta, allora hanno detto, allora copiamo Deadpool e mettiamogli che Harley Quinn rompe la quarta parete parlando agli spettatori, narrando il film. Ora, qui non è esattamente come in Deadpool, perché Deadpool a volte a rallenti, proprio blocca il film per girarsi verso la telecamera e parlare con gli spettatori. In questo film no, in questo film Harley Quinn è solamente uno spettatore, cioè un narratore esterno che narra le vicende sopra il film. Ma comunque, a un certo punto, proprio in certi punti tattici, c'è la vera Harley Quinn nel film che si gira verso la telecamera per parlare agli spettatori rompendo la quarta parete. E io ho detto, vabbè, hanno un po' plagiato Deadpool, ma vabbè, non è una, la quarta parete non è una prerogativa della Marvel, quindi possono anche utilizzarlo. Potrebbe anche essere divertente. Il problema è che questo è un espediente che viene usato per creare una narrazione frammentata. Cioè, c'è come nell'Uomo d'Acciaio di Zack Snyder, narrativa lineare, a un certo punto però bisogna tornare indietro nel tempo perché c'è una cosa importante che non ci hanno spiegato negli eventi di quella settimana, che bisogna tornare indietro, e quindi ho fatto un pochino di fatica a capire come è successo questo, come è accaduto quell'altro, e sicuramente mi sono perso dei passaggi lungo il film. Mi è un po' dispiaciuta questa cosa. Invece un'altra cosa che ho trovato un po' dubbia sono le scene action che riguardano per esempio Harley Quinn. A un certo punto mi sono chiesto, nelle sue sequenze di combattimento, ma perché cavolo il Joker ha bisogno di degli scagnozzi? Perché deve assumere degli scagnozzi? Harley Quinn fa un bordello in questo film, tutto da sola, che mi chiedo, ma perché in più non hanno mandato solamente lei contro Incantatrice in Suicide Squad? Cioè sta qua potrebbe abbattere un esercito da sola con solo una mazza d'alluminio. A un certo punto Harley Quinn fa un massacro in sto film. Io mi sono chiesto, ma perché? E mi sembra esagerato, davvero esagerato, troppo esagerato. Ma vabbè, per la spettacolarizzazione l'hanno trasformata in una specie di John Wick letale al femminile. Non mi è dispiaciuto, ma comunque l'ho trovato davvero esagerato, visto che lei non ha alcuna abilità particolare. A un certo punto diventa vedova nera della DC, schizofrenica in più. Mi piace come Harley Quinn, ma l'ho trovato esagerato. E ora secondo me è il problema più grande di questo film, proprio il problema più grande. Il femminismo. Il femminismo è davvero eccessivo in questo film. Io mi chiedo, che problemi ha Hollywood a fare film femminili con grandi personaggi femminili
utilizzare il girl power senza utilizzare il femminismo è tanto difficile. Cioè, mi è piaciuto come hanno pompato le ragazze in questo film. Ma se guardiamo attentamente il film, è pieno di femminismo non stop, ma anche proprio schematico. Cioè, tutte le donne di questo film sono delle santarelline e tutti, ripeto, tutti gli uomini di questo film, eccetto magari il personaggio del panettiere al chiosco dove fanno i sandwich a cui piacciono a Harley Quinn, tutti gli uomini di questo film sono stronzi, manipolatori, picchiano le donne, sadici, invece le donne tutte quante santarelline. Ora, a me sta rappresentazione della comunità LGBTQ e femminismo overpower dà parecchio fastidio. In Captain Marvel ne ho trovato in veramente minimissime quantità e la cosa mi è anche garbata, perché l'ha anche fatto bene per parodiare Supergirl, per esempio, lo show Supergirl della CW. La prima stagione, e anche la seconda, sono fatte benissimo proprio perché giocano sugli aspetti del femminismo e del maschilismo, ma lo prendono per il culo proprio. In questo film invece è tutto quanto così prepotente. Le ragazze che fanno continue battute su quanto gli uomini siano stronzi, di quanto loro non vengano considerate o rispettate dagli uomini, il fatto che, come si sente nel trailer, Maschera Nera e tutti quanti dicano a Harley Quinn: tu hai bisogno di me perché senza il Joker tu non sei niente. E appunto lei dice: vabbè, voglio fare una bella emancipazione, voglio... A un certo punto mi sono rotto le scatole, può andare bene fino a un certo punto, poi però basta. Veramente, l'ho trovato troppo pretenzioso a livelli di scrittura questo film. Ma sarà solamente una mia opinione magari, perché ho visto poche persone lamentarsene. E vabbè, per me non è un grandissimo problema. Mi dà fastidio però, proprio quella satira... Non è satira, proprio quella provocazione pungente al sesso maschile che mi dà fastidio. Non l'ho retto. Ma, ripeto, eccetto questi problemi, comunque il film mi ha intrattenuto. Ripeto, non è niente di eccellente, niente di eccelso, però quantomeno ha il suo perché all'interno della storia. Se non fosse che però la trama, in un universo nel quale abbiamo dei che volano nel cielo, alieni che distruggono mondi, vigilanti in costume e maghi che sparano fulmini, dobbiamo assorbirci una storia che non ha nessun, secondo me non avrà nessun riflesso sull'intero DC Extended Universe. Semplicemente ste 5 ragazze che devono sopravvivere a un boss mafioso di Gotham City che vuole un dannatissimo diamante. Punto. Questa è tutta quanta la trama che abbiamo nel film. Secondo me questo è uno dei film proprio a livello di trama più deboli del DC Extended Universe. Non so, potevano impegnarsi un po' di più a creare una trama che fosse più coinvolgente. Ma sinceramente oltre a questo non so che altro dire. Andrei nella parte spoiler dove parlerò anche più nel dettaglio dei personaggi. Ma comunque a un certo punto... ripeto, ho detto sì, mi piace, ma si poteva fare molto meglio questo film. 7 comunque questo film. Questo è like. Se avete visto il film, proseguite la visione, altrimenti non proseguite la visione. Gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1... Vai! Vorrei iniziare parlando del personaggio di Mary Elizabeth Winstead, ovvero Helena Bertinelli, cacciatrice. Allora, io ho adorato il personaggio nello show di Arrow, mi sembra che fosse la prima stagione, perché comunque era un personaggio davvero ben scritto. Apparteneva alla famiglia mafiosa dei Bertinelli, che era una famiglia italo-americana se non vado errato, e aveva un rapporto anche molto particolare con Oliver Queen. Il personaggio non mi era dispiaciuto né come interpretazione né proprio come scrittura del personaggio. In questo film invece è un personaggio che spunta fuori a caso in vari punti strategici del film senza combinare di fatto niente. C'è a Gotham City questa killer chiamata il killer della balestra, il killer con la balestra, mentre invece lei vorrebbe farsi chiamare a tutti i costi cacciatrice. È sopravvissuta al massacro della famiglia Bertinelli, addestrata in Italia nelle letali arti del combattimento, ed è venuta a Gotham City per uccidere i mafiosi della malavita che hanno ucciso la sua famiglia. Ok, bella storia, peccato che viene trattata veramente in minima parte, e a un certo punto lei sembra proprio una sfigata. Cioè, per tutto il film fa questi omicidi a sangue freddo davvero fighi, con la balestra infilata nel collo, la freccia. E invece quando si arriva al dunque, quando ci sono le presentazioni, proprio nelle sequenze finali, le Birds of Prey non si riuniscono fino alle sequenze finali, sta qua sembra proprio una scema, perché dice continuamente: non sono la killer con la balestra, io sono cacciatrice, tutti mi conoscono come, e la interrompono: la killer con la balestra, no, maledizione, cacciatrice.
A un certo punto mi è sembrata solo una ragazzina che vuole solamente dimostrare di essere forte, indipendente, di essere proprio famosa, e invece viene completamente ridicolizzata da tutti quanti. Non mi ha fatto neanche ridere, cioè la prima volta mi ha fatto anche ridere quando le dicono: ah, te sei il killer con la balestra, e lei si lamenta. Dopo tre volte ho detto basta, 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 avete esagerato. Il personaggio comunque non mi ha detto niente, preferisco molto di più la versione di Arrow, ma questa versione non mi ha detto niente. Poi invece parliamo di Rosie Perez. Mamma mia, Rosie Perez che interpreta René Montoya mi ha dato non fastidio ma di più, perché l'hanno caratterizzata come se fosse uno sbirro anni 80, proprio anche il suo modo di parlare, il suo modo di atteggiarsi, il classico duro della situazione preso per il culo dal commissariato. Ok, ripeto, come background del personaggio ci può stare, come contorno, ma Rosie Perez proprio a livello recitativo non mi è mai piaciuta, sinceramente non mi è mai piaciuta. Ma in più questo personaggio l'ho trovato odioso perché continua a infilarsi nella storia prepotentemente, continua a fare rompiscatole, continua a fermare Harley Quinn per tutto il film cercando di acchiapparla. A un certo punto ho detto basta, a parte che ogni volta, proprio è un Benny Hill show, ogni volta che trova Harley Quinn la rincorre e ogni volta Harley Quinn riesce ad atterrarla con un colpo, basta, René Montoya, tutto qui la sua utilità. Non lo so, semplicemente non lo so. Cassandra Cain, che in questo film è interpretata da Ella J. Bosco, o Basco, non mi ricordo più. Boh, lei invece è un personaggio abbastanza carino, mi è piaciuto. Niente di che, neanche lei, cioè la caratterizzazione di questi personaggi non esiste molto. È semplicemente una ragazzina ribelle, cleptomane, che ruba per sopravvivere. Ma oltre a queste, cioè è come se, come in Suicide Squad, invece di presentare i personaggi per bene, avessero semplicemente letto la loro biografia dietro la carta collezionabile e avessero detto: ah beh, questa è Cassandra Cain, ladro di professione, cleptomane, bambina. Basta, queste sono le informazioni principali ed è tutto quello che avremo nel film. Non lo so, veramente non mi è piaciuto. Ora invece è Dinah Lance, Junie Smollett Bell, ripeto, i nomi non sono molto bravo a pronunciarli, in più devo anche ricordarmeli. Boh, Dinah Lance l'ho trovata molto simpatica come personaggio, forse l'unico con un vero abbozzo di caratterizzazione in questo film, assieme a Ewan McGregor, ovvero Roman Sionis, Black Mask. I due lavorano a stretto contatto perché lui la definisce il suo uccellino, il suo tesoro prezioso, e lei mi è dispiaciuto perché ha questo potere di, come nei fumetti, di poter utilizzare la sua voce per creare onde d'urto devastanti, quindi è una meta umana, non ha bisogno di un congegno, è proprio una meta umana in suo universo, ma le sue origini come al solito non vengono spiegate, non ci dicono come ha ottenuto i poteri, ci dicono solo che sua madre aiutava il commissariato di Gotham perché aveva gli stessi poteri, poi è morta in un vicolo di strada e lei appunto è cresciuta per strada, tirata su però da Roman Sionis che l'ha presa sotto la sua ala. Basta, non sapremo come ha ottenuto i suoi poteri, chi era sua madre, niente, solo che lei era la Canary originale. Ripeto, io mi legherei a questi personaggi se sapessi il loro background, se sapessi la loro storia. Hanno messo troppi dettagli nel film, non potendo raccontare niente prima del tempo. Fa schifo questa narrazione. Per questo non riesco a creare un vero rapporto, un vero legame con questi personaggi. Harley Quinn, ripeto, è l'unica veramente caratterizzata, quindi mi sono unito, cioè mi sono legato a lei. E Ewan McGregor è secondo me forse uno dei migliori villain di questo universo narrativo. Cioè per me il migliore finora era Zod, che era Michael Shannon. Però qui c'è da fare una distinzione. Per me Michael Shannon non ha dato la migliore interpretazione di Zod, ma Zod scritto è il miglior personaggio che abbiamo visto sul grande schermo del DC Extended Universe. Mentre invece secondo me Ewan McGregor ha dato la miglior recitazione per il personaggio, pur però non interpretando il migliore. Secondo me Maschera Nera va al secondo posto, al primo posto c'è sempre Zod come scrittura, ma non come recitazione. Ma vabbè, ripeto, eccetto il problema che Roman Sionis è omosessuale e la cosa viene ribadita ogni 4 secondi nel film, il personaggio mi è piaciuto, schizofrenico al punto giusto, assieme a Zaz che taglia le facce delle sue vittime, si fa come nei fumetti le cicatrici, però i capelli a Victor Zaz potevano tagliarglieli. Cioè, non ci sta per niente quella capigliatura albina. In questo caso Chris Messina non ci sta molto come Zaz. Ma Ewan McGregor è pazzo al punto giusto, difatti io vado matto per Ewan McGregor nei panni del villain. Davvero fantastico. Il conflitto finale, boh,
in questo amusement park, in questo parco giochi abbandonato, mi è piaciuto, come mi è piaciuto anche il fatto che abbiano sputato in faccia a Jared Leto. Perché quando per esempio Cassandra Cain entra nell'appartamento di Harley Quinn e c'è anche la iena Bruce, in onore di Bruce Wayne, allora si vede che Harley lancia questi coltelli sul muro dove c'è il ritratto del Joker, Cassandra Cain lo guarda e dice, chi è lui? Ma come non lo sai, il Joker, il principe del crimine, il clown dell'assassino? No, sembra un cazzone. Ho avuto una soddisfazione in quel momento, cioè a me Jared Leto come Joker non è piaciuto per niente, neanche in quei 15 minuti che è comparso. Secondo me aveva proprio la faccia da cazzone in quel film e non è il mio Joker, not my Joker. Però in questo film mi piace molto che l'abbiano preso per il culo, oltre a toglierlo completamente dalla storia. Cioè veramente Joker non fa nessuna apparizione nemmeno fisica, eppure c'erano delle foto dal set in cui lo si vedeva affacciato a una finestra, forse erano fake. Ma l'importante è che non l'abbiano messo, e sembra che con questo Joker abbiano rotto i ponti. C'è una scena post-credit, che è una specie di scena post-credit, che ci viene dato un importante indizio su Batman, perché come ha detto la regista Katie Yan, in questo universo, adesso, Batman è scomparso da Gotham City, per quanto questo dettaglio non venga detto nel film. Però nel finale c'è Harley Quinn, sempre Margot Robbie, che vorrebbe dirci qualcosa riguardo Batman, vuole dirci uno spoiler, un segreto sul futuro di Batman. Batman, e l'audio viene tagliato, lei viene bloccata per non farci sapere cosa accadrà. Tutto rimane segreto. Ora sappiamo benissimo che il The Batman di Matt Reeves è in sviluppo attualmente, dove ci sarà Robert Pattinson a interpretare Bruce Wayne. Io non giudico finché non lo vedo. Al momento vedere Edward Cullen come Batman non mi ispira, ma ripeto, io giudicherò quando vedrò. Al momento non mi faccio nessuna opinione. Secondo me Matt Reeves è una garanzia, perché ha fatto i migliori pianeti delle scimmie mai fatte. E chissà, c'è un dettaglio che ho notato all'inizio del film, proprio all'inizio del film. È tornato il logo del DC Extended Universe, hanno proprio rimesso quella sigla tipo Marvel Cinematic Universe, ovvero di tutti i supereroi della DC ammassati in questo gigantesco murales, e ho notato che il Batman che vediamo in prima fila ha un simbolo giallo, il pipistrello giallo sul petto, come la tuta che dovrebbe essere quella di Pattinson nel prossimo film di Matt Reeves. Ora, sappiamo anche benissimo che il film di Ezra Miller, Flash, che sarà fatto da Andy Muschietti, il regista di It Capitolo 1 e 2, è in sviluppo, e che purtroppo, visto che ovviamente la DC vuole fare sempre tutto in fretta, quel film sarà Flashpoint di già. Quindi potrebbe esserci un riavvio della continuity, e potrebbero mettere che in questo nuovo universo, vabbè, il personaggio di Batman è sempre quello di Ben Affleck, però non c'è più Ben Affleck a interpretarlo, ma c'è Robert Pattinson. Potrebbe essere, a parte che se guardiamo attentamente, nel film di Matt Reeves ci saranno due facce, l'enigmista e Pinguino, tre personaggi che nel DC Extended Universe non sono mai stati ancora mostrati. Potrebbe essere ambientato nello stesso universo di Birds of Prey, Aquaman e Shazam, ma essendo con personaggi nuovi. Non lo so, non voglio farmi ancora nessuna aspettativa, chi lo sa. Ebbene ragazzi, questo allora era quello che avevo da dire riguardo Birds of Prey, non molto. E questo è quel che mi ha colpito e quello che non mi ha colpito. Questo è like, ascolta le recensioni, gameplay e molto di più. A presto!